Gabriele, vorrei fare una domanda al sindaco. Vorrei chiedere se il suo ingresso in politica diventando sindaco le ha offerto un'opportunità per avvicinarsi ai giovani e quindi l'ha vista come un vantaggio. Grazie. Mattia e Vincenzo, la domanda che volevamo porre era in relazione a ciò che lei ha raccontato, sia sulle stragi e soprattutto sull'esperienza personale, cioè in che modo possiamo contribuire a cambiare le istituzioni, che cosa possiamo fare proprio nel pratico? Un po' di verità si è raggiunta, ma tanta altra no. La cosa che però è inquietante, vi prego per chi non l'ha fatto di andare a vedere, chi sono gli imputati e i condannati in primo grado nel processo della trattativa manifestata. Quando sono imputati vertici e articolazioni decisive del nostro paese, io sinceramente mi inquieto. Quando vediamo che le istituzioni decisive sono coinvolte addirittura nella trattativa tra Cosa Nostra e Stato, ma solo la parola per inquirire, trattativa tra la mafia e lo Stato, cioè non è corruzione tra Pasquale e la mafia, corruzione tra Alfredo e la mafia, cioè c'è stata una trattativa, cioè lo Stato è andato a trattare e chi è andato a trattare? Secondo voi? L'appuntato dei carabinieri. Andate a vedere chi sono i nomi e poi si capiscono tante cose. Si capisce anche perché è accaduto a Stefano tutto quello che è accaduto e altre cose che purtroppo che accadono nel nostro paese. Gabriele, sicuramente, allora io sono stato sempre molto vicino ai giovani. Io ricordo quando andai a fare uno dei primi incontri nelle scuole da magistrato in una scuola vicino a Londra, sulla Spromonte, andai a parlare in Ndrangheta, avevo 27-28 anni e feci un incontro molto tosto. In quella scuola c'erano diversi parenti dei principali boss della Ndrangheta della Roma. Un incontro molto bello, tantissime domande, fino a se tutta la mattina, dalle 9:30 fino a luna. Ma non mi avevo sequestrato, ero bello, bello. Dopo alcuni giorni mi chiamo la resta. Il senso sa che cosa è accaduto? Che i giorni successivi sono venuti alcuni familiari. Dice che io gli avevo messo delle idee strane in testa ai ragazzi. Perché i ragazzi erano andati a casa e si erano messi a discutere evidentemente gli argomenti di cui non si poteva discutere. E quindi erano andati in qualche modo a minacciare la presa per dire che forse la meglio non si facevano più lì. Chiaramente come sindaco è tutto più facile, perché posso andare non solo a incontrarmi nelle scuole, incontrarmi oggi qui, io sto molto per strada, faccio molti chilometri a piedi e ho sempre pensato, anche quando ero ragazzo, che i giovani non sono il futuro, questa frase che io non so poi, voi sarete il futuro, voi sarete la classe dirigente, voi sarete oggi. Oggi. Del resto anche Piero Calamandrei, un discorso bellissimo, difesa della Costituzione del secolo scorso, disse la Costituzione sta qua, ma chi la farà camminare saranno i giovani. Quindi io vi esorto assolutamente a essere in prima linea, perché la lotta alle mafie si fa uno. La lotta alle mafie non è un tema, io lo so che quando parli di mafia ci può stare il rischio che qualcuno dice mamma mia, ma se altrimenti sono pesanti, la testa mi fa male, meno male che non mi riguarda, ma non è così. Perché se pensate che la Camorra ha interrato i rifiuti tossici nocivi alla fine degli anni 80, le falde acquifere delle province di Caserta e Napoli, che quindi sono stati prodotti della frutta, le falde acquifere. Io mi ricordo una delle ultime inchieste che feci prima di essere trasferito, era praticamente su questo tema qua. Io ero molto curioso quando facevo il magistrato, cioè andavo in profondità, non mi fermavo nei suoi uffici. E arrivò una carta in cui un po' strana, che aveva archiviato in un'altra procura. Perché c'erano molti bambini tra gli 8 e i 12 anni che morivano per tumore in maniera assolutamente anomala in alcune zone della provincia di Crotone, Crotone e provincia, in Calabria. Questa inchiesta era stata archiviata perché a gente diceva sono morti di tumore che c'entra la magistratura. Insomma, la faccio bene, scavando, dimostrando che andranno insieme ad alcuni funzionari, insieme ad alcuni imprenditori senza scrupoli, eccetera, smaltiva
Eternit e amianto nella costruzione di alcune scuole. La mafia è terribile. Ecco perché non puoi essere indifferente, perché riguarda ogni cosa della vita. Poi hanno una capacità di riciclarsi, cioè la mafia guarda avanti. La mafia sa anche riciclarsi nelle politiche ambientali. Quindi sicuramente facendo il sindaco, io per esempio mi arrabbio, no? Quando in questa città dicono che i giovani non si occupano di politica, che i giovani non è vero. Io in questi 8 anni di sindaco devo ringraziare i giovani che li impegnano, è chiaro, sta pure tra i giovani, quello che dava testa alto, quello che si chiama pistola, quello che fa la stessa, che anche questi no. Ma io vedo l'impegno, quando vado nelle scuole, le domande, la criticità, la capacità di stare nelle piazze, la capacità di lavorare in pensiero. L'altra domanda di Martina e Vincenzo era che cosa possiamo fare per cambiare le istituzioni, stare vicino eccetera. Ma io credo, stando fuori dalle istituzioni, come abbiamo detto oggi, lottando per una rivoluzione culturale, perché in realtà se ci pensiamo qual è il verbo che utilizza la mafia? Il verbo del possesso, cosa nostra? Cosa nostra? Possesso, avere, denaro, potere, finanza. Ribaltiamo questo concetto. Per sconfiggere le mafie mettiamo il verbo essere prima del verbo avere. Sono i due verbi più importanti. Essere significa persona. Cioè proviamo a costruire un modello di società dove l'ispirazione della vita, e l'aspirazione della vita non è il denaro, ma è la costruire giustizia sociale, uguaglianza, fratellanza, solidarietà. Quindi il contrario del messaggio mafioso, che omertà, connivenza, prepotenza, tracotanza, violenza, denaro, riciclaggio e quant'altro. E poi vi esorto a entrare nelle istituzioni. Cioè entrare. Istituzione significa praticamente il luogo in cui si prendono le decisioni. Ecco perché io sono orgoglioso che a Napoli tante decisioni in questi anni le abbiamo prese insieme alla città, le abbiamo prese in maniera condivisa, in modo che il cittadino non si deve sentire lontano dalle istituzioni. Perché se il cittadino capisce che chi rappresenta le istituzioni non è distante, non è un nemico, non è un colluso, non è un corrotto, se l'istituzione viene attaccata, il cittadino la difende. Tu prima hai citato l'esperienza del sindaco sospeso. Io sono stato un mese, vabbè, non entriamo in questa vicenda, ma comunque nel 2014 io sono riuscito a resistere e abbiamo addirittura ribaltato e rilanciato, perché la gente è stata vicina, e un sacco di quella gente erano giovani, e quello è il miglior modo per stare vicino alle istituzioni. Se un'istituzione per me viene colpita, la gente si deve, secondo me, schierare. Quindi io, e poi vi esorto a entrare anche in istituzione, fare un'esperienza politica, candidato, perché il paese ha bisogno di gente onesta, di gente. Facciamo un altro giro di domande. Buongiorno, sono Gianluca dell'Istituto di Torre Emanuele II di Napoli. Volevo porre una domanda. Allora, sta per essere emanata la legge sulla regionalizzazione dell'istituzione. Come possiamo noi studenti avere fiducia, diciamo, nel principio del pensiero libero in una cultura diffusa? Grazie. Buongiorno sindaco, io sono Sara, vengo da Licea di Sesto Palizzi e volevo porre questa domanda. Non trova che cioè, la stagione stagista sia un'anomalia nel modus operandi di Cosa Nostra? Non trova che diciamo, Cosa Nostra si sponga solo sotto i riflettori dell'opinione pubblica? Allora io mi chiamo Alessandra. Mi chiedevo perché nonostante lei avesse vissuto quello che è successo a Corsignano Falcone, comunque quando ha iniziato a indagare sulla mafia e sulla proprietà, perché lei ha continuato ad indagare e perché ha detto alla gente che avrebbe potuto vincere quando sapeva che probabilmente era una cosa già persa in partenza? Francesca De Galilei. Volevo chiedere, considerate mai voi, la politica, la magistratura, il giornalismo, avete, cioè, almeno per i giovani, veramente molto perso in opportunità e molto spesso tutte queste schede rinunciate alla comunità, sui social, con delle interviste, cioè pensa che per raggiungere questo sollevare, diciamo, questa comunità, questo senso di istruzione che vuol dire che anche magari più ragazzi avvicinarsi a poter partecipare e non a essere
era, diciamo, una barzelletta, cioè sufficiente di un'altra straccia per risvegliare con le coscienze e scappare a dire che eravamo sempre, penso che questo clima sia ancora più facile metterti a tacere e prendere in giro, ma prendere in giro da solo. Me sono Maria Mare di Fonseca, volevo chiedere in che modo lei pensa sia stato utilizzato comunque in questo periodo anche di politica molto travagliato il concetto di sicurezza anche rispetto a quello che ho detto di natura, quindi le organizzazioni criminali invece la sicurezza che ci vogliono rovinare in questo periodo. Allora, grazie per domanda, molto interessante. Allora, cominciamo con Gianluca, l'autonomia differenziata. Prima di rispondere vorrei dire una cosa che non ho ancora detto, che è importante. In questo momento la potenza delle mafie, soprattutto da Roma in su, va a cercare. Si declinano sempre come i luoghi del sud dove c'è la criminalità più forte, vi assicuro che già da diversi anni la potenza mafiosa più forte si trova da Roma e da sud. Perché gli investimenti più forti le mafie le fanno al centro. Le mafie sono potentissime e al sud abbiamo un vantaggio che nel corso degli anni è cresciuta molto la coscienza civile, ci sono persone delle istituzioni per bene che lottano e quindi c'è una cultura antimafiosa più forte che al centro. Questo lo voglio dire perché se qualcuno pensa insomma, che la mafia è un problema di confini, le mafie non hanno confini, sono molto più globalizzate di quello che si può immaginare. L'autonomia differenziata se passa io credo alla fine dell'unità nazionale e in particolare sull'istruzione. Cioè, pensate se si comincia a realizzare l'istruzione regionalizzata in Lombardia e in Veneto, dove si studia in Lombardo Veneto, oppure magari si studia in tanti tale, già ce l'hanno, non voglio toccare un tasto, già ce l'hanno raccontata in un modo un po' attrazzato il cicolo nordista. Quindi se ci sarà autonomia differenziata, io penso che l'unità nazionale, così come è scritta in Costituzione, finita, si darà molto potere solamente ad alcune regioni e quindi credo che sarà sicuramente una riapertura. Poi l'altra domanda di Sara è effettivamente una domanda importante sull'anomalia delle stragi. Come ho detto prima, le mafie hanno voluto delle stragi, perché le mafie hanno voluto dare il segnale in quel momento, come ho descritto all'inizio, in cui avevano perso i loro referenti politici, perché Falcone e Borsellino stavano ottenendo risultati nonostante i politici collusi e anzi arrestandoli, la mafia ha voluto dare il segnale che era in grado di mettere in ginocchio il paese. Se fanno saltare una chiesa o fanno saltare i buchi delle stragi del 93, pensate che stavano per fare l'attentato pure allo Stato Olimpico prima di una partita di calcio, il messaggio delle mafie era quello di dire noi siamo in grado di distruggere l'Italia. E quindi è un'anomalia in questo senso. Ottenuto il risultato, pensa come era detto lo Stato, che si è fatto ricattare e condizionare. Con la trattativa cessa l'anomalia e diventa un sistema. Quindi se oggi non sparano, non perché sono più deboli, e perché hanno cambiato strategia. Oggi se facessero una cosa di quello non converrebbe, perché scatenerebbe quella indifferenza che troppo. Un tema di cui non si parla. Scusate, qual è l'emergenza che oggi ci propinano nel paese? Se uno sente un rappresentante del governo che dice che l'emergenza del paese sono le banche a mano, non si parla di corruzione, di mafie, non si parla. Un tema che devono nascondere, perché se tu lo nascondi non lo apri, cioè se non c'è qualcuno che coltiva queste cose nelle scuole, che voi chiaramente non eravate nati, se non ci sono insegnanti che vi raccontano, se non ci sta gente che vi stimola, se non ci sta dibattiti in città, ma lì se non si ricorderanno mai più che fa quello possibile. Da 10 anni, 20 anni, se noi non vinciamo questa sfida, c'è il rischio che faremo le cerimonie, sarà il sindaco di turno che metterà un fiore per te, che vai con il sindaco, non saprà mai chi è che fa quello possibile. Questo è il tema. Poi devo dire mi ha molto colpito la domanda di Alessandra. Ma sai, se tu sei consapevole di Paolo Borsellino sapeva che non doveva ammazzare, io sapevo che non dovevano fermare, ma che fai fermo? Devi decidere, non la seconda parte della domanda. Quindi la scelta di chi sceglie questo nella vita è di decidere prima.
cioè te la senti di fare il magistrato sapendo che un giorno ti potrai trovare di fronte a una scelta che se vai avanti puoi mettere a rischio non solo la tua vita, e questo è più semplice decidere. Quello che ti assicuro è più complicato è mettere a rischio la vita di chi sta vicino a te, perché voi magistrati con i soldi non vivono da soli, c'hanno una moglie o un marito, c'hanno una mamma e un papà, un fratello e una sorella, e soprattutto c'hanno figli, o dei figli, o dei figli. Io vi ricordo per esempio che mio figlio, che adesso ha 19 anni, quando all'epoca aveva 6-7 anni, era molto piccolo, io non gli raccontavo cose, perché a 7 anni non gli raccontavo quello che stava accadendo. Una mattina lo stavo accompagnando a scuola, mio figlio non è che parlava molto, mi disse testualmente: papà, ma è bello che un giorno di questi ti ammazza. E io dissi: Andrea, scusami, ma che dici? E lui mi ha detto: me l'ha detto un compagno di classe. E allora ho capito che le cose devi dire, però è complicato coinvolgere in un destino complicato le persone che stanno vicino. Cioè, questa è la scelta della vita più difficile, perché tu puoi decidere per te, ma decidere per gli altri, soprattutto se non sono adulti, perché l'adulto condivide. Tu non sai il trauma che può avere un figlio che vive con te stesso, perché sai? Che ne sai, 16 anni, 17 anni, 18 anni. L'altra cosa è convincere le persone. Io sono da sempre, e per questo che sono rimasto nelle istituzioni, convinto che la scelta è quella della giustizia. Quindi io, era il mio dovere di magistrato convincere le persone a denunciare, perché io fino alla fine ho sperato di non essere fermato. Cioè, tu sai che ti possono fermare, ma speri sempre, come uno che sa, da Borsellino sapeva che Tito amica era contento, oppure si è fermato a indagare perché sapeva che poteva accadere. Noi l'abbiamo detto, nel dirlo abbiamo sperato che ci fosse gente che ci proteggesse. Io ho sperato fino all'ultimo, quando stavano leggendo la sentenza al Consiglio Superiore della Magistratura del gennaio del 2008 e dicessero che io potevo rimanere a lavorare, ho sperato fino all'ultimo. Quindi questa è, come dicevo prima, è la lotta. Quindi io sono convinto che quella gente ha fatto bene, perché quelle denunce sono rimaste là e nulla potrà essere come prima, perché tanti magistrati oggi fanno i magistrati anche perché sono stati in questa storia. Io ho fatto il magistrato perché c'era Falcone Borsellino, e Falcone Borsellino diceva delle cose straordinarie, che le nostre idee, i nostri corpi possono morire, ma le nostre idee cammineranno sui corpi di altri. Quindi io credo che quello che si è fatto è quello doveroso, è quello giusto, lo so perfettamente, ma io prima dicevo il senso di colpa, è chiaro che, come dire, mi dispiace che ci hanno fermato, perché io quando lavoravo, cioè non è che sono un autolesionista, io lavoravo 16 ore al giorno, non è che consumavo gli anni migliori della mia vita sapendo che stavo perdendo. Poi comunque tutto vale, un mio amico magistrato tutto bravo, mi ha sostenuto in quegli anni, mi aveva vissuto un'esperienza simile alla mia. Quando mi trasferirono mi chiamò e mi disse: Luigi, tu hai perso, ma non ti sei perso. Io penso che alla fine non è che tutta se l'inchiesta te l'hanno mantenuta o non mantenuta, cioè alla fine l'importante è che hai lasciato per terra cose importanti, l'importante è aver convinto persone a non girarsi dall'altra parte, l'importante è aver convinto le persone a fare le fila, a denunciare. Poi magari ci hanno sconfitto, ma che sai che fra un po', anche adesso mentre parlo, in Calabria c'è tanta gente che sta lontano. L'altra domanda è di Maria Paola, che mi chiederete qualche minuto, in cui cerco di essere sintetico, il concetto di sicurezza. Guardate, io sono molto preoccupato, perché stanno inculcando un'idea di sicurezza che invece secondo me è le fondamenta dell'insicurezza. Leggetevi con attenzione la legge sicurezza 1, quella del governo americano, voluta dal ministro dell'interno, e leggetevi il decreto che stanno per fare, il secondo, che avrebbe fermato Mattarella. Nel primo decreto sta scritto che per essere sicuri non bisogna dare diritti agli immigrati. Non li puoi registrare nelle anagrafe,
non puoi riconoscere che delle persone che esistono hanno diritto ad avere. Siccome queste persone vedo, come vedete voi, secondo voi, se una persona non ha diritto, ma che esiste, che fine fa? Va nella clandestinità, va nell'oblio, va a raccattare le cose, o come tante donne vanno nella prostituzione, o tanti uomini vanno nel crimine e nello spaccio di droga. Quindi stai creando un effetto criminogeno di una legge che ti dice essere di sicurezza. Cioè stai creando clandestinità, stai creando disuguaglianza, stai creando insicurezza. Poi non so se avete notato, hanno fatto una legge in cui aumentano la possibilità delle persone di armarsi, la legittima difesa. Ma che paese è che dice ai cittadini che si devono difendere da soli? Uno dei primi compiti di uno Stato è garantire sicurezza. La sicurezza la devi garantire anche e molto attraverso le forze di polizia, cioè attraverso il controllo del territorio, le macchine, le donne, gli uomini, le persone. Non puoi dire alle persone, siccome non siamo in grado, poi in fondo più di altri di tutelarti, tutelati da soli. E poi un'altra cosa, che non so se l'avete notato, una delle ultime direttive sta scritta una cosa che secondo me è aberrante. Vorrebbe imporre ai sindaci, io però non lo faccio, non faccio, di fare delle ordinanze in cui i pusher, a parte il pusher dovrebbe stare in galera, sempre il pusher cioè persone condannate per droga non possono stare nel centro storico, ma possono stare in periferia. Cioè è come dire importante che non si vedono, è come far paura, io non lo voglio vedere. Sentite che dicono, i grandi male, non è vero che noi siamo disumani, mandiamoli nei porti sicuri, il porto della vita. Voi avete ascoltato, immagino, come me, tante testimonianze che vengono dalla vita, si parla di un porto sicuro. Cioè il cittadino non sapeva che è un porto insicuro, ma uno che sta al governo lo deve sapere che se fa il lato di l'aria. Allora io sono molto preoccupato, perché non si parla di mafia, non si parla di corruzione. Non si fanno leggi più efficaci come mi avete chiesto prima, mi avete dimenticato di rispondere, leggi ancora più efficaci per contrastare le mafie e le corruzioni. Si eleggono politici e ci sono uomini nelle istituzioni anche profondamente colluse in crisi di questi tipi di rapporti e con chi c'è la Siviglia, l'ho detto. È la classica figura del potere forte con i deboli e debole con i forti. Rifletteteci. E chiudo, in questi giorni, in questi mesi, in queste settimane, l'obiettivo di una propaganda mediatico-politica molto forte, non solo italiana, ma anche nazionale, internazionale, è quella di far credere che la nostra insicurezza e la nostra infelicità devono essere più deboli. E quindi noi dobbiamo tutelarci chiudendoci nelle case, mettendo mura, filo spinato, respingendo, esattamente un modello che creerà tensioni, creerà insicurezza, creerà odio e rancore e creerà repressione, perché loro andranno a reprimere chi si oppone, e molto spesso sono i giovani studenti che si oppongono a un sistema autoritario, che saranno repressi con i manganelli della storia d'Italia ha già dimostrato. Un'ultima cosa e chiudo, forse ho dimenticato un passaggio. Che senso ha, no? Si diceva prima, se le istituzioni sono così corrotte, se nelle istituzioni c'è tanta gente che non va, guardate, come dicevo prima, non è che ci possiamo far condizionare, la credibilità non si compra al mercato. Paolo Chiarello, se è un giornalista credibile, è perché si è conquistato una sua credibilità facendo giornalista in modo autonomo e libero. Io mi sono scelto la vita di farlo in un certo modo e poi vediamo quanta gente ci sta per fortuna che la pensa in questo modo, ma non ci possiamo far deprimere perché c'è un sistema che è profondamente corrotto e profondamente malato. Almeno io così la penso, altrimenti se fosse così, se io ritenessi che tutto è perso, sinceramente lo dico con molta onestà per andrei dalle istituzioni. Cioè se io dovessi comprendere che ho 51 anni che la partita è persa definitivamente, scusate, sono un uomo che nella vita non ha potuto coltivare gli occhi perché non avevo mai tempo, lavoravo 16 ore al giorno quando facevo il magistrato, ma che faccio il sindaco se mi potrei dedicare un po' alla musica, ai libri, al giardino, al mare,
domani sono scelto questa vita. Io sono convinto che vincerei, ma se domani mi dovessi rendere conto che la partita è talmente persa, perché il cancro istituzionale è diventato metastasi e la medicina, non siamo riusciti, la medicina della rivoluzione culturale non ha vinto, non mi sono il primo che dirò, scusate, magari a 60 anni mi scopro definitivamente anarchico, adesso sono un buon anarchico istituzionale, è un po' una contraddizione, cioè sono nuove le istituzioni ma sono completamente libertario e libero, quindi è un po' una frase, cioè è una cosa complessa e non si riesce a capire, solo a Napoli secondo me può uscire una cosa di questo tipo. Se domani dovessi rendere conto della mia anima istituzionale persa, mi dedicherei completamente alla strada. Grazie, volevo rispondere. Davide, sono le 19 e mezzo. Volevo dire, riguardo alla politica sulle scuole sicure che si sta adottando quest'anno, sono stati mandati una serie di minacce note nella maggior parte delle scuole napoletane, sostanzialmente, con controlli a sorpresa e casualmente, solo in pochi casi su segnalazione. E diciamo che la scusa, tra virgolette, ma sostanzialmente la motivazione data è stata quella che le nostre scuole napoletane sarebbero vere e proprie piazze di spaccio al cielo aperto e quindi controllate dalla mafia, sostanzialmente, quindi alla camorra napoletana. Di fatto i controlli sono stati in larga parte infruttuosi, salvo pochi casi. Volevo sapere lei che cosa ne pensate, senza che questo sia uno strumento effettivamente buono per reprimere quel poco di sostanze stupefacenti che si possono trovare all'interno delle scuole, quindi educare i giovani a una maggiore cultura della legalità, oppure se ritiene che questo possa essere uno strumento ancora per spaventare i giovani, o se ancora, invece dire proprio che sia uno strumento politico per andare a colpire tutte le organizzazioni studentesche all'interno delle scuole come quella che ti sostiene passo. Se il suo pensiero è orientato verso qualsiasi questa funzione. Salve, Roberta, Liceo Calvini di Napoli. Crede realmente che prima o poi si riuscirà a mettere una fine a quelle che sono le sporcazioni compiute dalla mafia e dalla camorra fuori dentro l'Italia? Crede in ciò che qualcuno disse, ovvero che la mafia è una cosa umana e così come ha avuto inizio un giorno avrà una fine? Allora, sono Gaia Taglia, Liceo Calvini, e volevo chiedere, non so precisamente quando terminerà il suo mandato, ma comunque se ha pensato come proseguire la sua lotta contro le mafie alla fine del suo mandato dal punto di vista di semplice cittadino, non so istituzionalmente. Allora, la prima domanda, non solo dico il mio pensiero, ma dico anche quello che abbiamo fatto, la domanda di Davide, sono totalmente contrario a questa misura voluta dal governo attuale. Tant'è vero che noi come assessorato alla scuola del Comune di Napoli l'abbiamo messo anche per iscritto e non abbiamo aderito alla proposta del Ministero dell'Interno di portare sul porto all'ingresso delle unità cinofile all'interno delle scuole. Lo considero uno strumento repressivo, autoritario, sbagliato, completamente ingiusto, quindi non lo condivido per nulla, la quale secondo me bisogna ribellarsi. Roberta, sono assolutamente convinto di quello che diceva Giovanni Falcone. Le mafie sono un fatto umano, hanno avuto un inizio e l'avranno una fine. Quando avranno una fine dipenderà dall'intensità della rivoluzione culturale e da quello che abbiamo detto stamattina. Non lo sappiamo. Però credo, voglio aggiungere un dato, anche già detto un po' pubblicamente, per distruggere le mafie dobbiamo anche distruggere il modello economico e politico su cui incontrano le mafie, che è quello proprio delle ingiustizie, delle oligarchie, delle discriminazioni. Io vedo molte analogie tra il sistema, la mentalità mafiosa e un modello economico, politico e finanziario. Cioè se non si distrugge quel modello, la sconfitta delle mafie sicuramente si avverrà. Io ho mandato di sindaco, finisce di spontaneare da 2 anni. Come proseguire non lo so, perché io facevo programmi nella vita fino a quando sono stato magistrato, perché contavo di farlo prima alla fine e poi andare in pensione all'età pensionata. Ormai non programmo più la mia, cioè oggi faccio il sindaco, domani non lo so. Sicuramente se dovessi rimanere in politica mi farebbe piacere un domani poter portare il messaggio di Paolo Borsellino in una frase tutto bella che utilizzai quando entrai a Palazzo Sacciano, che non ci dimentichiamo che a Napoli molti
politici venivano arrestati per corruzione della Camorra. Nelle stanze dove sto io da 8 anni si respirava anche qui l'aria solenne di cui abbiamo parlato. Allora io una delle cose, prime cose facili che feci quando entrai a Palazzo San Giacomo, mi ricordai la frase di Paolo Borsellino: aprire porte e finestre per far uscire il gusto del compromesso morale, per far entrare il fresco e il profumo di libertà. Un giorno mi piacerebbe entrare in palazzi dove si prendono le decisioni a livello nazionale e poter, come dire, aprire anche quelle altre finestre e portoni e soprattutto aprire gli archivi in cui ci sono i segreti di Stato che non riesco a capire perché mai ce li fanno sapere. Sicuramente io magari non andrò mai in quei palazzi, io so, ma se un domani andassi sicuramente. Una cosa che mi piacerebbe nella vita, ma non lo posso fare perché non ne ho titolo, io penso che una delle cose più belle che si fa, è il confronto che si fa nelle scuole, nelle aule universitarie, nella dialetta, e quello è molto bello. Io ho imparato moltissimo in questi anni dai giovani, ma credetemi, dai bambini. Voi non avete idea quante lettere mi sono conservato di bambini, di giovani, e poi dovrò scrivere, magari domani farò un libro, no? Letterò tutti quanti insieme, sono straordinari. Ve ne voglio ricordare una prima media solo, che è venuto in mente in questo momento, la bambina di Conticello. Papà in carcere e mamma morta di cancro. 7-8 anni. Viveva con la nonna. Era le prime volte delle persone in mare con il barcone, un paio d'anni fa, quando le prime morti, quelle là più pesanti degli ultimi anni. Questa mi scrive una lettera chiedendomi, dice, siccome io so che cos'è la sofferenza, diceva questa bambina, siccome io so che significa soffrire e faccio una vita di tante sofferenze, sì, ma fai qualcosa perché in questo momento ci sono dei bambini come me che soffrono, incredibile, cioè ti fa capire il cuore, il messaggio politico, questo è politica, un bambino di 7 anni che ti indica la strada, è straordinario, quindi io ho imparato talmente tanto che quindi un domani se non dovessi essere uno delle istituzioni e quindi fare quello che vi ho detto prima, sicuramente continuerò a fare mezzo alla gente con quella frase, con un'altra frase di poesia, di musica, di cultura della nostra città, ma secondo me è anche una frase che è contenuta in una delle canzoni che noi amiamo maggiormente e che secondo me dà molto l'idea della cittadinanza. Quando qualcuno ci dice che ci dobbiamo chiudere in casa e non sa che nella casa è lui che ci stanno le violenze fino a un punto, soprattutto nei confronti dei più deboli, delle donne e dei bambini, c'è quella frase della canzone di Pino Daniele, Napoli è un regime straordinario, in dei vicoli di esaltato, nei vicoli in mezzo ai campi. E la storia in questo momento è un messaggio politico, stare per strada in mezzo agli altri. Gli altri sono le persone diverse da me. Quindi io mi auguro che insieme lotteremo perché Napoli non abbia mai il morbo del pensiero unico e che possa essere sempre una città controcorrente, insegna il male, sono una serie di correnti. Io oggi non voglio che la mia città vada verso la corrente del fascismo, del razzismo e delle discriminazioni. Io sono convinto che insieme a voi, comunque vanno le cose, noi costruiremo sempre una città antifascista, una città dal pensiero libero, una città con una grande cultura, una città che sa attuare, soprattutto grazie ai giovani, i valori costituzionali. Non lo dimentichiamo mai, la Costituzione è nata dalla Resistenza e Napoli è stata la prima città d'Europa 28 settembre, 29 settembre, 30 settembre, 1 ottobre 1943 che si è liberata da sola dal più potente esercito tedesco con i cecchini fascisti. E a capo della rivolta c'erano ragazzi come lui, l'attuale presidente dell'ANPI di Napoli, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, aveva 16 anni e si mise con il fucile da via Follia, via Duomo e piazza Cavour a sparare carri armati tedeschi ai cecchini fascisti. Napoli fu la prima città, donne e giovani in testa. Maddalena Cerasuolo, il ponte della sanità, si mise in prima linea e morì per difendere il ponte che i tedeschi volevano far saltare per troncare i collegamenti tra Cavour e il centro. Scusate, ma una città come Chiesa è una città immortale. Ecco perché noi siamo orgogliosi, almeno lo so, di essere napoletani.